Onorevole Ignazio La Russa, nella giornata di ieri la vostra esponente Maria Teresa Tomada si è detta assolutamente contraria alla vostra decisione di appoggiare al ballottaggio il candidato sindaco Alessandro Urzì. Ma la mia opinione non è legata a quella della signora Tomada, che peraltro non ho il piacere di ricordare la sua conoscenza e magari l'avrò anche vista, è la candidata, l'abbiamo scelta come candidato sindaco. Non bisogna mai legare i propri giudizi al proprio insuccesso personale e neanche a qualche reazione umana, la capisco, ma assolutamente sbagliata, e soprattutto quando è in gioco il futuro della propria città e, se vuole, anche le impostazioni che noi diamo, noi di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, per noi mai con la sinistra, per cui il sistema elettorale a doppio turno presuppone che nel secondo turno si stia insieme ai più vicini o, se volete, ai meno lontani. E sicuramente il candidato Urzì è il più vicino, non voglio neanche dire il meno lontano, è decisamente il più vicino per storia e posizione politica ad Alleanza Nazionale, a Fratelli d'Italia, per cui senza bisogno di polemiche e lasciando stendere un velo su addirittura le accuse, la Meloni è venuta, è stata poco, ma certo si poteva stabilire magari un mesetto a Bolzano, dimenticando che si vota in 7 regioni e quindi in quante città, in quanti paesi di tutta Italia. Io ringrazierei la Meloni per aver trovato il tempo di appoggiare con una presenza, certo non mettile, la candidata sindaco, e adesso ci sarà la necessità di cercare di non far vincere la sinistra, per cui forza, io l'appello lo lancio non solo agli elettori di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, ma anche agli amici della Lega e di altre forze di destra, di centrodestra, agli elettori, non ai partiti, di convergere per non far vincere la sinistra sul candidato che può batterla, che è Urzì in questo momento. Si possono prospettare futuri cambiamenti per quanto riguarda Fratelli d'Italia a Bolzano? Certamente c'è un risultato che non ci soddisfa, ma probabilmente è figlio delle divisioni del centrodestra. Io, più che un cambio di vertici, immaginerei che, come avverrà in tutta Italia, subito dopo le elezioni regionali, anche perché c'è una nuova legge, famoso famigerato Italicum per le elezioni politiche, comincerà un'opera di aggregazione e non c'è dubbio che la destra debba provare ad aggregarsi. Noi abbiamo una storia che ci vedeva addirittura primo partito a Bolzano, non è più tollerabile che ci si divida per piccoli rancori, piccole divisioni o grandi motivi, possono anche esserci in tanti rivoli. C'è bisogno di riconsiderare le singole posizioni alla luce della necessità di battere la sinistra e soprattutto di difendere l'italianità di Bolzano.